Buongiorno a tutti, conferenza stampa di presentazione del mister Viali, ma anche pre-gara e soprattutto forse pre-gara, visto che giochiamo tra poche ore a Pisa. Intanto nel salutarvi, nell'esordire in questa conferenza stampa, io saluto, ringrazio per il lavoro svolto mister Dionigi, il vice Lorenzo Sibilano, il preparatore Donatello Matarangolo e il collaboratore tecnico Hiroshi Komatsuzaki. Un grande ringraziamento per il lavoro svolto a loro, non fanno parte più del nostro staff. Adesso il mister Viali vi darà anche, vi presenterà i nomi dei suoi collaboratori, sia preparatore atletico che il vice allenatore. Naturalmente poi il resto dello staff che non ho nominato resta a disposizione del Cosenza. Possiamo iniziare questa conferenza stampa. Dicevamo che dobbiamo lasciare presto lo stadio per la trasferta, però c'è abbastanza tempo per parlare. Chi vuole intervenire? Walter Leone, Gazzetta dello Sport, tifo Cosenza. Allora, intanto buongiorno e benvenuto, e soprattutto complimenti per aver avuto il coraggio di accettare una situazione che non è certamente facile. Non avrebbe cambiato allenatore altrimenti il Cosenza. Credo che sia talmente scontata la domanda, ci troviamo a 11 punti perché il Cosenza è una delle squadre che ha subito più gol e ne ha segnati di meno, per cui la logica conseguenza è un'altra cosa veloce, così chiudo qui. Avrà 8 partite da qui in avanti per attendere quelli che sono stati già annunciati la settimana scorsa, i rinforzi per gennaio. Grazie. Allora, prima di tutto, buongiorno a tutti. Grazie di essere qui, per me è un piacere. Partendo dalla sua domanda, le dico la questione del coraggio. Signori, quando uno fa l'allenatore c'ha coraggio a prescindere. In tutte le dinamiche, quelle più facili, che possono sembrare più facili, possono diventare complicate. Io quello che credo è che quelle complicate possono dare una grande occasione. Io cercavo questa grande occasione con tutto il cuore. Quando sono stato chiamato mi si è acceso un fuoco che covava da 12 anni, da quando ho cominciato a allenare. Quindi ringrazio il direttore, il presidente, la società che mi hanno dato questa occasione, che sono stati i primi, e auguro loro fra qualche anno di poter raccontare che sono stati i primi a darmi questa occasione. Vorrà dire che avrò fatto qualcosa di buono, e farò di tutto per poter fare dire queste frasi a loro due in futuro. Per quanto riguarda quello che ha detto lei, magari anticipo qualche domanda, così almeno andiamo, visto che abbiamo poco tempo, e parlo un pochino a braccio. L'obiettivo primario ora, è inutile che vengo qui e vi racconto numeri, classifica, statistiche, l'obiettivo è migliorare le statistiche, l'ha detto appena lei. Abbiamo subito 18 gol e segnati 10, giusto? È chiaro che il mio obiettivo sul lavoro imminente è migliorare le statistiche. Come? Io ho un'idea molto chiara della mia certezza calcistica. Sarei un folle arrivare oggi, o meglio 48 ore fa, alla squadra, si fa così, 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 ok? Perché l'obiettivo di questi tre giorni è stato preparare Pisa per cercare di fare una grande prestazione e risultato. Perché parliamoci che io vi posso raccontare le favole. Gioco così, sistema di gioco, siamo figli dei risultati. Figli dei risultati. Se farò risultato sarò bravo, se non farò risultato sarò meno bravo. Al di là che farò calcio spettacolare o pragmatico. Quindi almeno impariamo a conoscere, io sono molto diretto, non ho filtri, non ho paura di confrontarmi con le persone, capisco come funziona e la prendo con questa convinzione. Mi prendo tutto, tutto il pacchetto. L'adrenalina, la voglia di questo campionato e le difficoltà. Le difficoltà, il vostro lavoro, che so che qui siete molto bravi, a spulciare nel lavoro di tutti, quindi fate bene il vostro lavoro, sono pronto a qualsiasi situazione. Pippo Gatto, Cosenza.com. Benvenuto a Cosenza Mister, la domanda ovviamente è quella che ci poniamo tutti. Lei avrà studiato la squadra al di là di Rigione, Marsonne e Butic. Conosce chi conosce, o perlomeno chi ha studiato, e penso che lei è già arrivato qui con un'idea
avendo visionato il gruppo? Allora, quando un allenatore rimane a casa c'ha una soddisfazione o comunque una cosa che lo fa sentire dentro ancora, è studiare le dinamiche esterne, cioè uno comunque al di là che io ho avuto, vivo in una zona che sono fortunato, che sto fra Parma e Modena, e quindi da una parte all'altra mi sono visto tutte le partite di quelle zone, quindi dal vivo mi sono visto praticamente tutte le squadre, quasi tutte le squadre di Serie B dal vivo, perché come voi sapete e come è stato raccontato è il mio primo anno di Serie B, quindi cosa fa un allenatore quando sta a casa? Cerca di migliorare nelle conoscenze che ha, in cui ha meno esperienze. Quindi a me quest'anno di andare a studiare la Serie C, che conosco a menadito, mi sono focalizzato sulla Serie B, perché sarò presuntuoso, sarò convinto delle mie cose, io quest'anno mi ero dato un obiettivo, io volevo riuscire a lavorare in Serie B, ho rischiato di farlo in una piazza di Serie B quest'estate, ero convinto di aver chiuso, poi è andata diversamente, e quindi mi sono focalizzato su studiare. Chiaramente, al di là della curiosità di conoscere tutte le squadre, anche quelle che non hanno problemi, per capire cos'è veramente efficace in categoria, chiaramente nelle ultime settimane cercavi di studiare quelle che potenzialmente potessero avere dei problemi e magari aprirsi una possibilità. Quindi il Cosenza, io anche un mesetto che lo guardo, lo studio, e come dice lei, ho allenato 3 giocatori, chi conosco calcisticamente tutti, perché comunque sono giocatori, anche i più giovani che arrivano al settore giovanile sono giocatori che nel settore giovanile erano considerati, avevano gli occhi addosso, quindi fa parte del nostro mestiere conoscere, soprattutto venendo dalla categoria che sapete, spesso e volentieri si fa diciamo così un mercato nelle primavere piuttosto che nei giocatori di primo anno fuori. Quindi sotto l'aspetto della conoscenza generica, generale, ce l'avevo su tutti. I giocatori si conoscono solo quando si allenano, però solo quando si allenano, perché tu puoi conoscere le caratteristiche, ma tu non sai come un giocatore vive la difficoltà, la vittoria, la sconfitta, la panchina, le pressioni, le responsabilità. Questo lo capisci solo vivendo. Quindi anche un giocatore, dopo 2 mesi tu pensi di conoscere tutti un giocatore e scopri dopo in una dinamica diversa che è diverso. Quindi non mi preoccupa, fa parte del gioco, ed è sempre stato così in qualsiasi categoria io abbia fatto. Franco Segreto, Corriere lo Sport. Buongiorno mister, buongiorno. Io le dico le stesse cose che disse a Davide Dionigi, grande rispetto per l'uomo e per il professionista, però diciamo che gran parte della tifoseria praticamente ha storto il muso nella decisione della società. Una classifica delicata come in questo momento del Cosenza avrebbe gradito praticamente un allenatore esperto di categoria. Ecco, lei cosa farà, cosa cercherà per, diciamo, recuperare questo rapporto con parte della tifoseria che critica nei suoi riguardi? Grazie. Io devo fare grandi partite al Cosenza, ma come avrebbe dovuto fare la primissima scelta del Cosenza? Qualsiasi allenatore. Io sono consapevole e sereno di non essere stata una prima scelta, perché chiaramente sono un esordiente, fa parte del gioco. Il mio obiettivo è diventare prima scelta dopo aver lavorato e non prima. Massimo Mitidieri. Benvenuto mister, lei poc'anzi ha detto che ha avuto modo di vedere un po' tutte le squadre naturalmente in televisione. Intanto volevo sapere nello specifico quale partita del Cosenza ha avuto modo di vedere, e poi la sua presenza è stata anticipata da giudizi lusinghieri da parte di suoi ex colleghi di calcio, compagni di squadra e anche di allenatore, quindi evidentemente ha lasciato un segno anche quando giocava. Grazie, i complimenti, ringrazio soprattutto i miei conoscenti che hanno speso ottime parole. Allora, del Cosenza io ho visto quella di Parma, che fu anche un'ottima prestazione contro una squadra forte, una squadra che io tra l'altro ho visto spesso il Parma e mette in difficoltà veramente quasi tutti. E in quella partita io le sensazioni che ho avuto, sia in quella partita che magari ho guardato, diciamo così, con meno focus, chiaramente l'ho guardata serenamente come sono andato a vedere tante altre, ma dopo quando mi sono concentrato sulla rosa, sulle caratteristiche e soprattutto sulle ultime partite che sono state meno felici come prestazione, come risultato,
Per come piace a me giocare, io ho riconosciuto tante caratteristiche che mi piacciono in questa squadra. Questa squadra ha tecnica comunque, ha fisicità, che in questa categoria è determinante. L'avete visto e l'avete potuto anche sfruttare, perché anche in piazzati offensivi questa squadra ha determinato sempre molto, anche se non ha fatto gol, comunque è stata pericolosa tra traverse, miracoli del portiere, mi ricordo a Reggio piuttosto che a Ferrara, quindi è una caratteristica importante. Nella fase offensiva, per offensiva non intendo solo gli attaccanti, ma intendo la proiezione, secondo me ci sono tanti giocatori che hanno gestualità tecnica importante, quindi giocare in spazi brevi, giocare in rapidità e giocare in qualità. Questa è una caratteristica per me determinante, e quindi ho riconosciuto questa cosa che mi ha, diciamo così, al di là della categoria, che è una cosa personale, ma per quanto riguarda il Cosenza, che mi ha stimolato un'idea tecnico-tattica. Anna Franchino, Teleuropa Network. Mister, benvenuto, ben trovato. Allora, io volevo chiederle una cosa. Il direttore sportivo in una delle sue prime conferenze stampa ha parlato di stupire. Fin qui possiamo dire che il Cosenza ha stupito in maniera negativa. Io volevo chiederle un aggettivo. So che è stato poco il tempo per lavorare con il gruppo, ma volevo chiederle un aggettivo per quanto riguarda la squadra rossoblu. Allora, grazie a lei. Allora, avevo letto qualcosa da lontano su questa dinamica. Come ho premesso, siete molto bravi a fare il vostro mestiere. Però io credo, mi permetto, non ho parlato col direttore, mi permetto, visto che ci sono passato anch'io in altre situazioni, in piazze importanti che ho appena fatto, di dare una lettura o dare una lettura dal mio punto di vista. Io credo che avendo la consapevolezza di non poter far promesse in questo mondo, perché veramente è assurdo fare promesse, perché dall'altra parte ci sono avversari che si allenano quanto te, magari a volte sono più bravi di te, e quindi questo può spostare i risultati e le situazioni. E l'unica cosa che uno può promettere, come chiaro che sia, tempo, io intendo dire, e il tempo è prezioso, signori, il tempo vola. E io qua sono per darlo tutto al Cosenza, tutto, il mio tempo lo regalo, sarò qui da solo, senza famiglia, quindi a maggior ragione, non potendolo concedere ai miei familiari, sarà tutto per noi, quindi la famiglia qui sarete voi, sarà il Cosenza, sarà la nostra gente, e questa è la cosa più importante. Il tempo vuol dire sacrificio, lavoro, voglia, per cercare di stupire, cioè per stupire. Credo che sia una predisposizione corretta da avere. Cioè, se io venissi qui, dico, mi fossi presentato, signori, la Serie B quest'anno è difficile. Lo sapete tutti che è difficile. Signori, vediamo, domani vediamo. No, ragazzi, la gente qui ha bisogno del loro riferimento, della squadra, che la faccia è la mia, di avere davanti una persona che vuole, ha il desiderio di stupire, ha la voglia di stupire, perché sennò allora poteva venire chiunque qui. La gente ha bisogno di qualcuno che li trascini, che gli faccia credere in qualcosa. Poi non può essere solo aria fritta, chiacchiere, dovrà essere confortato da un atteggiamento di squadra che porterà al risultato. Io l'unica cosa che posso, mi permetto, credo di promettere, è una squadra gagliarda. Ragazzi, se dovesse, quando uno si analizza pensa anche alle cose meno felici, se dovesse venire un periodo meno felice, non voglio dire termini diversi, meno felice, lo voglio affrontare a braccia aperte e a testa alta. Tanto comunque viene lo stesso, e la gente ha bisogno. Tanto, signori, stiamo passando un periodaccio storico. La gente sente caro bolletta, è il gas, è la guerra, è le cose. Se sente anche il proprio allenatore che piange, no, ragazzi, questo è uno sport, è bello, la gente vuole godere, e allora facciamolo con grande sicurezza. Pier Giorgio Giorno, il DOT, abbiamo ancora pochi minuti. Sì, innanzitutto mister, benvenuto. Mi è piaciuto molto l'aggettivo che ha usato, io ho il fuoco dentro. Allora io le chiedo, quanto tempo ci metterà Viali a trasmettere alla squadra questo fuoco dentro che è lei, visto che a inizio campionato questo fuoco sembrava che la squadra ce l'avesse e poi l'ha smarrito nel tempo?
Io non ho risposta precisa su questo punto di vista, non posso saperlo, ma le dico che io domani voglio vedere qualcosa, perché Davide, adesso è andato via Davide, lo scorso anno altri allenatori, gli allenatori, perfetto, tutto giusto, ma io ho bisogno dei miei giocatori per fare qualcosa di eccezionale. Quindi un pezzettino, io sarò sempre la faccia, il responsabile di tutto, anche domani. Io non vengo qua a dirvi domani non lo so, 48 ore. No ragazzi, se ti siedi qua e ti pigli tutto il pacco. Quindi domani andiamo a Pisa, il mister prepara la partita, chiaramente non l'ho preparata come normalmente, sono stato dentro un frullatore per due giorni, tra conoscere tutti, parlare, fare, capire, non l'ho potuta preparare in un certo modo, ma domani voglio vedere qualcosa, voglio vedere che quello che io ho chiesto, ho cercato di far capire, come sto cercando con voi quest'oggi, i miei giocatori comincino a capire. Io domani, io ho bisogno di argomenti adesso, io non ho argomenti sulla mia squadra. Allora quando avremo argomenti ci confronteremo, io non li ho. Domani mi serve per, ho bisogno di argomenti e spero di averne molti. Spero di averne molti, voglio una risposta, voglio, esiste anche l'amor proprio. Io questo fuoco che comunico personale lo deve diventare di squadra, che io la chiamo anima, perché signori questo campionato qui l'ho visto tante. Dentro una partita, cioè, può vincere chiunque a un certo punto. Perché lavoreremo per fare una tattica in un certo modo, per essere squadra, e perché io sono, credo ciecamente nel lavoro tattico, credo ciecamente che la squadra debba avere la mia identità, ma la tattica gioca bene, la tattica non vince. La tattica gioca meglio dell'avversario, ma è l'anima che vince. Perché sennò, scusate, vincerebbe solo chi gioca bene. Invece spesso gioca anche chi gioca male. Hanno vinto campionati di squadre che hanno fatto i fenomeni, squadre che hanno difeso e da lì hanno vinto i campionati. Quella è anima. Quindi al di là di quello che saremo, quello che parla lei di fuoco, io rispetto ai miei giocatori voglio in anima. E domani chiaramente sarà la pretendo singola. Singola la pretendo, l'amor proprio ragazzi, la pretendo. Poi dovremo, deve diventare anima in quanto gruppo, in quanto squadra, in quanto monolite dobbiamo diventare, un monolite. Non so se riusciremo a parlare con tutti. Antonio Clausi, Cosenza Channel, la CNews. Mister, se può darci i nomi del suo staff, e poi volevo chiederle se sono stati reintegrati i calciatori che erano fuori dal progetto tecnico come Congolo e Corsi. Grazie. Allora, a me in questi giorni nessuno mi ha comunicato di fuori rosa, gruppetti, gruppettini. Io, è chiaro che c'è una rosa ampia, io ho cercato di gestirli tutti, io li ho gestiti tutti. Poi c'era qualche problemino fisico, qualcuno ha fatto qualcosa di più, qualcuno ha fatto qualcosa di meno, ma io dal mio punto di vista non ho avuto ancora comunicazioni di questo tipo e ho allenato tutti, quindi non le so rispondere. Il mio staff, faccio una premessa anche qui, è uno staff nuovo per varie dinamiche, ma comunque ho cercato sempre per le mie aspettative di strutturarmi in un certo modo e di creare uno staff che conoscesse la Serie B anche meglio di me. Okay, più che la conoscesse meglio, che l'avesse vissuta di più di me. Il mio secondo è Simone Baroncelli, ha lavorato gli ultimi 4-5 anni con Sottil, okay, quindi tra Ascoli, Pescara, cose del genere. E il prof sarà Giovanni Saracini, ha la sua storia, l'ha passata soprattutto a Siena, il periodo di Conte, De Cagno, li ha avuti tutti questi grandi allenatori. Ed è, per farvi capire un po' la cultura, e lui è un figlioccio, concedetemi il termine, di Ventrone, il povero buonanima di Ventrone che purtroppo ci ha lasciati poco fa, e quindi viene da questa cultura e da questa storia. Questi sono i miei, diciamo, i miei collaboratori che io ho aggiunto ai ragazzi di Cosenza che sono rimasti. Andropoli Quotidiano. Benvenuto mister. Grazie. E complimenti per la positività che riesce a trasmettere in questa prima conferenza stampa, è un bel passo avanti, sperando che poi questa positività si ritrovi anche sul campo. Grazie. Ci sorprende il fatto però che lei afferma che questa squadra ha della buona qualità tecnica, della buona aggressività, cosa che invece è stata messa in discussione in modo particolare in queste ultime 4-5 partite. E la cosa che le volevo chiedere è,
il direttore sportivo Gemma ha detto che stava già guardando e lavorando per rinforzare questa squadra. Con lei ne ha già parlato? Allora, nello specifico no. È chiaro che ci sono 8 partite, come diceva il collega, determinanti. Ora mi hanno detto quello che ha... presumo abbiano detto a voi, che ci sarà poi questa possibilità di sistemare la rosa rispetto chiaramente magari alle caratteristiche o alle richieste dell'allenatore. Questo, per quanto riguarda l'aspetto tecnico, io quando le parlo di tecnico, uno, non mi piace giudicare quello che è stato prima, perché io sono sicuro che chi c'è stato prima si è fatto un mazzo tanto per fare il massimo, sono sicurissimo. Quindi io quando le parlo di tecnica scompongo le analisi dei singoli, ok? Quindi non vado in un'analisi tecnica di come veniva gestita la partita, ok? Uno, non conosco nulla di quello che è stato prima e quindi non posso permettermi, e quindi l'analizzo a livello statistico, non so, la rosa di 27 giocatori, quanti giocatori ho con certe caratteristiche per fare cose che a me piace. Ok? È questa un pochino l'analisi tecnica che intendo. Poi, se fra 2, 3, 4 partite avrò questo difetto, riscontro anch'io, allora parleremo d'altro. Sarò più preciso e più specifico nel spiegare questa situazione o nel capire che forse ci sono dei limiti in certe situazioni. Oggi io non posso riconoscerlo e non posso presentarmi con dei limiti, perché io quando sono arrivato e ho visto la squadra, io ho questa squadra e cerco di, al di là delle gerarchie che ci sono state chiaramente prima, di diciamo così, dare un valore a chiunque, a tutti, al di là di quello che sia successo. E poi anch'io fra un periodo, un tempo, riuscirò a capire chi è più adatto alle mie richieste. Aldo Morelli. Salve mister, buongiorno. Io le volevo chiedere in che condizioni ha trovato... Le volevo chiedere in che condizioni ha trovato la squadra dal punto di vista atletico e soprattutto dal punto di vista psicologico, in quanto nelle ultime gare l'abbiamo vista con il morale a terra la squadra. Allora, aspetto psicologico, che per me è il più importante, perché fa andare anche più le gambe o meno le gambe. Io sono convinto che spesso l'aspetto fisico sia condizionato da una testa sporca o pulita, sono sicuro di questa cosa. E sì, ho trovato anch'io una squadra, diciamo così, scossa dal periodo, scossa dal cambio, e questo mi ha fatto molto piacere, perché vuol dire che è una squadra che lega, una squadra che anche del trasporto umano, anche nei rapporti, io ho bisogno di questo. Cioè, senza umanità, se facciamo dei robot possiamo fare bene partite, ma poi soprattutto in una piazza come questa ci vuole l'anima, ci vuole il sentimento, e quindi questo fatto che loro siano stati un pochino scossi da questo vuol dire che hanno valori umani, quindi io l'ho apprezzato. Chiaro che sono arrivato a metà settimana, avevamo già lavorato due sedute, senza avere un riferimento del tecnico di cui li avrebbe guidati poi in futuro, e quindi hanno passato qualche giorno un po' così. Io ho cercato di dare nozioni, di far capire chi sono, di cercare di dare entusiasmo e anche di alzare un pochino questa serenità, questa allegria. È una parola un po' grossa in questo momento, per essere allegri dopo 4 sconfitte, per fortuna non è allegro nessuno, però comunque ragazzi il sorriso aiuta, perché secondo me sorridere fa bene, ridere no, chi ride non mi piace, ma chi sorride molto. 2 minuti per domanda e risposta, ultimissima, Danilo Per. Allora mister, buongiorno e benvenuto. Le volevo chiedere, c'è un allenatore al quale si ispira? E poi dal momento che mi sembra di capire che nel suo credo tattico e tecnico c'è anche la volontà di costruire la manovra dal basso, sollecitando anche molto il portiere, da questo punto di vista il numero 1 in rosa la soddisfano oppure no? Le danno garanzie per giocare il pallone con i piedi? Allora, anche qui faccio fatica a risponderle. Non ho avuto tempo, cioè l'avevo un po' premesso prima, io una cosa in cui credo molto
gli ultimi due anni l'ho fatta in maniera esasperata, avevo una caratteristica particolare per poterlo fare. Quello che conta è l'efficacia, quindi faremo una cosa efficace, non faremo una cosa per il mister, non è che io devo fare bella figura, ma una cosa efficace per il Cosenza. Quindi domani faremo una cosa efficace rispetto al momento e alla situazione, ok? Però io vorrei una squadra che possa provare in ogni situazione, che sia iniziazione, intermedi, fase offensiva, alta, che decida cosa fare, anche sbagliando, cioè faremo anche brutte partite, ma anche nelle brutte partite dobbiamo decidere. Io odio le brutte partite dove la squadra non decide, ma subisce le situazioni. Cioè una brutta prestazione condotta, si è deciso di fare una cosa e quella partita l'abbiamo fatta male o gli altri l'hanno fatta meglio di noi, ok, ma si è deciso. Io odio la passività, quindi è non decidere. Cioè, signori, parliamo sempre per eccesso del peggio, perché del meglio saremmo tutti amici. Del peggio, va male una partita, dobbiamo decidere noi perché è andata male, dobbiamo essere consapevoli noi perché è andata male, non perché la passività che gli altri ci aggrediscono questa è una cosa che non vorrò mai, cercherò di non vedere mai. Grazie a mister Viali, lo salutiamo perché grazie adesso a tutti. Sta aspettando sul bus che porterà il Cosenza a Pisa. Grazie mister. Scusate, ho dimenticato.